iniziato il 2013 pieno di impegni e anche tante soddisfazioni accumulate nel 2012 da parte del settore giovanile, parlo dei più grandi, in particolare juniores, allievi giovanissimi. Quali prospettive, quali ambizioni ci sono in casa Vigorino Vigor, insomma? Intanto è quello di far crescere i ragazzi singolarmente, qualitativamente, dal punto di vista tecnico, fisico, morale e caratteriale, per essere il più presto possibile dei giocatori buoni per la prima squadra, se possibile anche per categorie superiori. Dal punto di vista delle squadre sta andando molto bene, la juniores è prima in classifica, ha vinto anche ieri fuori casa. Le altre squadre sono tutte prime in classifica, hanno finito la prima fase dei campionati regionali da prima in classifica. Domenica prossima partiranno le seconde fasi, per i giovanissimi che per gli allievi, la fase regionale. Siamo inseriti in gironi difficili, ma noi abbiamo bravi ragazzi, bravi allenatori, si allenano bene. Contiamo di fare anche quest'anno come gli altri anni, di arrivare o primi o quasi in ogni categoria. Il futuro della Vigor è lì. Il futuro della Vigor è lì, con quel gruppo di ragazzi, con quel gruppo di allenatori, con quella mentalità e modo di gestire l'attività nel settore giovanile.